seconda intervista grazie a Ocha Caffè di Shirui, che bel giallo, fatti vedere, ok. Abbiamo qui con noi il maestro Toshio Maeda, famosissimo perché è praticamente il precursore, diciamo, negli anime e manga del Tentacle Rape. Quindi partiamo da questo presupposto. Si può presentare? Hi people in Italy? This is in Japanese, Yeah. Or in English. Okay. Quale preferisci? Ma io non ho cantato da sì. Hi people, I'm Toshio Maeda from Japan as a tentacle master. We've been releasing the anime and the manga, tentacle porno or anything, so I don't know, you like it? You like me or not? Please okay. Just you know, enjoy my manga and anime. Ciao a tutti, sono Toshio Maeda, mi chiamano il maestro dei tentacoli. E ho pubblicato per tantissimi anni sia manga che anime porno con i tentacoli. Non so se vi piace il genere di manga che disegno io, ma leggetelo. Allora, ci può parlare della sua infanzia, che rapporto aveva con gli anime e manga dell'epoca e se c'era un mangaka che preferiva, che magari gli ha dato l'ispirazione per diventare mangaka egli stesso. So, when you were a child, what kind of manga did you like and was there especially one mangaka that maybe inspired you? When I was a kid, just like another kid, I loved to read Tezuka Osamu manga. We thought he was a god. But I also enjoyed dark side of manga. Okay, quando ero un bambino, come tutti i bambini della mia generazione, amavo tantissimo Osamu Tezuka perché per noi era il dio del manga. Però mi piacevano anche altri tipi di manga un po' più oscuri. I also enjoyed rental manga. In those days, we Japanese people were kind of poor and we couldn't afford the brand new books. So instead, rental manga system we had, and I enjoyed such a rental manga, but mostly they are so dark and the splatter scenes and action kind of manga, so parents didn't like that, but I loved that. Quando ero bambino era una fase del Giappone in cui economicamente non stavano molto bene, per cui era molto comune non comprare i manga ma noleggiarli. Molto spesso questo tipo di manga dati a noleggio erano appunto un po' oscuri, un po' tetri, molto splatter, e c'era dentro anche abbastanza del porno. E i genitori assolutamente erano contrari a questo tipo di fumetto manga, però i ragazzini di nascosto li noleggiavano. Ora parliamo del suo esordio. Ci può raccontare il periodo di gavetta, come è diventato mangaka, la sua prima pubblicazione qual è stata? So when you started your career, was it hard? How did you manage to publish your first book? Actually, after 3 years as an assistant, I got independent when I was around 20. And I thought in the industry of kids manga, it was so hard to survive. And okay, quando ho cominciato come assistente e dopo 3 anni, circa all'età di 20 anni, ho cominciato a scrivere i miei primi lavori completi e a pubblicarli. A quell'epoca era molto difficile sopravvivere come autore di manga. So I had decided to be a manga artist for grown-ups. So I just brought some of my works to the publisher and I got a job. It was not so hard, but not so easy. A un certo punto ho deciso appunto di lavorare con manga e di pubblicare manga solo per adulti. Allora ho cominciato ad andare di casa editrice in casa editrice finché ho cominciato a pubblicare. Non è stato così difficile, ma non è stato neanche facile. Ora parliamo del genere tentacle rape che lui ha introdotto nelle proprie robe. Proprio bello, giusto. Ha preso ispirazione per caso dai classici di Hokusai? So, when you started, because you are known as the tentacle rape king, master, whatever, and
Was it maybe inspired by Hokusai and that kind of ancient art? All people mentioned that was I inspired by Hokusai? Actually, I was not. But I just took a look at his you know, art when I was a kid. So probably subconsciously, I was implanted with his image. But I didn't, you know, intend to do that. Ok, quando ho cominciato a fare questo tipo di cose, molti mi hanno chiesto se mi sono ispirato appunto a Hokusai e altri artisti simili, e in realtà non direttamente, ovvero ho visto chiaramente questo tipo di immagini fin da bambino, perché in Giappone ci sono, però non consciamente, forse inconsciamente questo tipo di immagini mi sono rimaste impresse, per cui poi le ho espresse disegnando quei lavori. When I took a look at his works, I was kid, merely kid, so kid, you know, the don't look such a, you know, the tentacle porno kind of, you know, art by Hokusai. Quando le ho viste le prime volte ero ancora un bambino, per cui non l'ho visto come un porno, era semplicemente un disegno. Cosa prova a disegnare queste bellissime ragazze violate, violentate da mostri tentacolari? So what do you feel when you draw these very beautiful girls who receive violence by beasts? By Hokusai? No, you. When you draw a beautiful girl in a dangerous situation, what is your feeling? I thought it would be really, you know, the kind of, you know, the fun or the great to see such a beast and beautiful ladies and beautiful ladies were molested by tentacle thing or monsters. So it was kind of a man's dream to molest such beautiful ladies if you had so many tentacles in your crotch. Essere, allora lui la vede un po' come un fan, per cui quello che l'uomo vorrebbe forse è un desiderio di avere così tanti tentacoli per poter usurpare queste donne bellissime, per cui è un po' come il suo sogno che ha realizzato nel disegno. If you had several tentacles, you can, you know, having a fun with several ladies at the same time. Se tu hai tanti tentacoli, puoi divertirti con diverse ragazze contemporaneamente. Urotsuki Doji e la Blue Girl hanno avuto così tanto successo da avere serie animate, e la Blue Girl ha anche avuto un live action. Lui per caso è stato coinvolto in questi progetti, oppure se non è stato coinvolto magari se li ha visionati, e che ne pensa? So, of course, Urotsuki Doji and LA Blue Girl became anime and then even real action. Did you work with these projects or just separate? First series about Urotsuki Doji, I just got involved with the storyline or something, but after that, editor just did it. So I think manga artists shouldn't involve with such anime, because anime world is totally different from manga world. Sono stato coinvolto con la prima serie di Urotsuki Doji, però poi l'editore che aveva i diritti ha completamente fatto da solo, senza coinvolgerlo, gli anime. Lui in realtà pensa che sia meglio così, perché l'artista di manga è molto diverso dall'artista di anime, per cui devono essere due lavori che sono separati. Nel primo Urotsuki Doji ha collaborato alla trama praticamente dell'anime. Quanto è importante inserire elementi di cultura giapponese come le miko, riti sacri all'interno di queste opere? How important is like the traditional or classic Japan in this kind of work, like Japanese culture, like miko or something? Actually, the ninja was well known before I created La Brugo, but the female ninja wasn't. So that's why I really wanted to introduce a female ninja, you know, particular
particularly the techniques about the female ninja, the so sexy techniques actually they had. So I really wanted you knowing about the female ninja. Okay, una delle cose tradizionali come ninja è sempre stato presente nei manga, ma non la figura del ninja femminile. Una cosa di cui lui è contento è di aver introdotto anche nel mondo occidentale la figura del ninja femminile e delle tecniche di questi ninja che erano molto sexy, nel senso seducevano i nemici. Attualmente il panorama del manga giapponese è molto espanso. E ultimamente ci sono stati i ban, le pubblicazioni diciamo spinte su quel genere, soprattutto a livello di per le loli, diciamo, quindi non usare personaggi che sembrano ragazzine. Cosa ne pensa lui di questi ban, diciamo? So recently there's been a boom again of Japanese manga, and maybe because of the boom there's more censorship on sex scenes and this kind of hentai manga, especially when they involve minors, people under 18 as characters. What do you think of this kind of censorship? I think censorship in a way is necessary, because when you see all of it, I think soon you get bored. So if you are facing just a censorship, you need to take a look at more and more and more. So, as a business, we think, censorship is okay, especially to me. Un po' di censura è, secondo lui, necessaria, nel senso che se tu fai vedere tutto completamente, finisce la curiosità, non c'è più l'interesse di voglio vedere di più. Invece se cominci e censuri un po', questo non si può, la gente ha più voglia e continua a comprare perché vuole spingersi sempre più avanti. Per cui anche dal punto di vista del business, secondo lui, forse un po' di censura aiuta. Che ne pensa dell'Italia, di Luca, e se hai mangiato qualcosa che gli è piaciuto? What do you think about Italy and maybe Luca, and have you eaten anything that especially you liked? Personally, I love Italy, the best in Europe or in the world, because this year my family spent more than 2 months in Firenze, Florence in English. So we enjoyed every minute, and we went to Rome, of course, and Sicily, or Milano, the place where the pizza was born. Ok, a me personalmente piace tantissimo l'Italia, è uno dei miei posti preferiti in Europa, ma forse anche nel mondo, e quest'anno proprio ho passato con tutta la mia famiglia 3 mesi in Italia e ho girato molto, ho visto Napoli, ho visto Milano, ho visto Firenze e sono contento di aver visto il posto in cui è nata la pizza, per esempio. I really like to live in this country, really. Mi piacerebbe molto vivere in Italia. Qual è il suo sogno per il futuro? Your dream for the future? I have to learn Italian language before. So, il suo sogno potrebbe essere vivere in Italia, ma deve prima imparare l'italiano. But we like to visit quite often to this country. Però intanto ci piace venire più spesso possibile. Ok, allora ringraziamo per l'intervista sempre Oja Caffè nei panni di DJ Shiru. Yeah. Ringraziamo, arigato gozaimasu. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Arigato. Ci colleghiamo! Veramente.